Allora, e proprio apriamo la busta, possiamo aprire la busta. Apriamo la busta, ma guardiamo la cartolina, intanto ce la vediamo, ma vediamo Terni, la città di Terni. La più bella del mondo. Ed eccomi finalmente a casa, da Terni, dalla mia città. Sono pronta ad iniziare il viaggio. Vi porterò a scoprire la mia meravigliosa Umbria, il centro dell'Italia, che racchiude in sé leggende che travalicano secoli, paesaggi mozzafiato, arte, cultura, storie di miti, santi e grandi maestri. Che brutta fera, ma sei davvero spaventoso, sai? Tu devi essere Tirus, il drago che terrorizzava tutta la città. Chi liberò la città dal giogo dell'abominevole drago fu quel cavalier cittadino e la fece brillare con i suoi colori, confinando e sancendo che Tirus fosse non solo un ricordo, ma il simbolo della città. Ma se un eroe la salvò, un santo la fece innamorare. Terni è la terra del protettore di tutti gli innamorati, San Valentino. Questa terra incantata, la ballerina, dalla cascata fino a Castelluccio, attraversa 14 comuni fatti di bellissimi borghi, terra di Santa Rita e San Benedetto, che hanno lasciato traccia del loro passaggio come la suggestiva abbazia di San Pietro in Valle. Una prima tappa davvero magica, questa è l'Umbria, il cuore verde dell'Italia in un mare di emozioni.